Allora ragazzi, bentornati in questo video extra dove devo fare una precisazione perché alcuni di voi mi hanno detto una cosa nell'ultimo video che ho pubblicato, quello di Bad Dudes vs Dragon Ninja, eccolo qui. I ninja invadono New York e lottano sui camion, ok? In questo video qua io a un certo punto ho detto che il secondo boss del gioco, quello con gli artigli, forse, probabilmente, era ispirato a Balrog di Street Fighter, il lottatore spagnolo con gli artigli. Io ho detto così pensando che tutti sapessero questa cosa. Invece, a quanto pare, non è così. Non tutti sanno che nella versione giapponese del gioco, il lottatore con gli artigli spagnolo si chiama Balrog e non Vega. Perché? Tra poco lo vedremo. Questo è un piccolo mistero che c'ha dietro un retroscena molto interessante e mi sembrava simpatico venirvelo a dire. Allora, innanzitutto andiamo a vedere, eccolo qui. No, questi qua sono i nostri lottatori di Street Fighter. Quando venne creato Street Fighter il primo, c'era, voi direte, ovviamente c'era il lottatore che era Balrog nella versione nostra occidentale. Il pugile, quello grosso, è Balrog, eccolo qui, che lotta a Las Vegas, quindi no, Las Vegas, vabbè. E comunque, nella versione giapponese, Balrog non è quello che noi chiamiamo Vega, il lottatore spagnolo con l'artiglio. Nella versione occidentale, che lui è Vega, invece nell'originale giapponese si chiama Balrog. Ok, come il demone Balrog. Invece Vega, quello vero, nella versione occidentale lui è Vega nella versione giapponese, quello che noi chiamiamo Mr. Bison. Ma qui arriva il bello, perché in realtà, se voi ci fate caso, il nome non è Mr. Bison, è M. Bison, manca una R, fateci caso. Non c'è la R, si chiama M. Bison, anche nelle schermate di gioco, se ci fate caso, non c'è mai la R. Questo perché? Perché in realtà lui, il vero nome suo è Vega, e il vero M. Bison è lui, quello che noi chiamiamo Balrog, il pugile. In realtà il suo nome vero è M. Bison, e adesso forse cominciate a capire, a mettere insieme i pezzi e capire perché si chiama M. Bison e perché hanno cambiato, perché Capcom ha cambiato questi tre nomi nella versione occidentale. Per paura di problemi legali. Per paura di problemi legali. E infatti M. Bison in realtà omaggia Mike Tyson. M. Bison non è Mr. Bison, è Mike Bison. La M sta per Mike. Quindi lui è Mike Bison, che è una parodia di Mike Tyson. Mike Tyson questa cosa non la sapeva, e quando Capcom cambiò questi nomi per paura di problemi legali, e quando la seppe nel 2019, indovinate cosa fece Mike Bison, eccolo qui, cioè Mike Tyson, eccolo qui, Iron Mike, che un giornalista gli fa notare questa cosa, gliela dice, E lui immediatamente che ha fatto? Subito dopo averla saputa è andato a fare causa, ha provato a fare causa alla Capcom, ma è stato un buco nell'acqua, perché in realtà non aveva niente a cui appigliarsi. E quindi lui solo nel 2019 ha scoperto che il personaggio di Balrog, ovvero Mike Bison, era ispirato a lui stesso. Ok, e questo è quanto ragazzi, questo era quello che vi volevo dire, sì, su Street Fighter 2. Ed ecco perché nel video di Bad Dudes vs Dragon Ninja in realtà non ho fatto una gaffe, perché era esattamente così, era esattamente come ho detto io. Io non l'ho specificato perché pensavo che sta cosa la sapessero tutti gli appassionati. Quanto pare non è così, ci sono molti che non lo sanno, e quindi ve l'ho voluta dire in un video a parte, anche abbastanza divertente secondo me. Per questa volta è tutto ragazzi, continuate a seguirmi, ricordo che questo è un piccolo video extra che sto facendo infrasettimanale, perché di solito io faccio pubblico due video ogni due giorni, un video con un gioco nuovo o comunque
one shot e poi un video dove continuo un gioco vecchio. Di solito faccio così. Ogni tanto però, nel giorno di riposo, perché pubblico ogni due giorni un video, nel giorno di riposo ogni tanto ci infilo un video extra, magari fatto così, fatto in fretta, cioè nel senso fatto fresco fresco, perché tante volte i video che io pubblico purtroppo li registro con molto anticipo, mentre invece il video che state vedendo adesso l'ho registrato proprio al volo poco tempo fa per poter rispondere a questa domanda, questo interrogativo che alcuni di voi avevano. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà domani, quindi domani altri due video per voi. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!